Da un'idea di Francesca Bonfanti. Calcio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi dell'equipaggio di State Bene Così. La sua missione è quella di esplorare nuovi mondi alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, per arrivare là dove nessuno è giunto prima. Però diciamo tutto insieme: malocchio non me venga, tarando la buccia de culo te venga. Qualcuno ha. Bella ci vuole una mia. Ce la faccio. Le flato quello. Io vorrei che tu capissi, mettendo in mezzo altro tipo di situazioni, che sei una delle più grosse merde che abbia mai chiamato questa radio. Ce la faccio. Segnali di emergenza, cose cernominosi. Vescovo invece è l'arrolante. Questo è il DOS, siamo abituati, è accaduto anche di peggio. No, adesso non ridere perché ti sto offendendo. Io ti sto offendendo. Non te fa coglionà, ti ha fatto il complimento su Francesco. Scusate. Per dirti tu che eri uno stronzo. Certo. Tu sarai sempre la piccola che quando va a cercare di pestare i piedi gli si fa una scureggia in faccia e si rimanda indietro. Sta una casa come pezzo al culo. Sì. Il sesso, ecco, se ne è sceso. Sì. È diventato come un pesce morto. Bravo, ecco, sì. Spera, ma io una cosa, no? Ma a lui. La checca finale di questa mattinata. Quindi il signor Andrea Soldi che vedete qua è, sembra assurdo, ma è Dio Ra. Io sono qua per fare un giudizio divino, cioè c'ho da giudicarvi tutti. Però come dicono quelli bravi, lo spettacolo va avanti. The show goes now. That's why the lady. Dove cominciamo? C'è Andrea Sorbi, Amorrà, all'interno, dovete aspettare, ve lo faremo soffrire. Ma poi parlerà anche lui, che c'ha tanta roba da dirci. Però intanto adesso c'è un altro mago, il mago della Matriciana. E poi il mago buona, il mago della Matriciana, ragazzi. Attenzione. Vai, Pierino, la peste, come dire. Un po' stufato con questo continuare a chiedere come giocano una partita, mettono la faccia brutta, sì, si lamentano brutto, fanno il mestiere più bello, giocano a pallone riempiono dei soldi, devono chiudere la camera a chiave perché c'hanno le file, la fila dei ragazzi che vogliono entrare, manco se levano il bikini mentre entrano. Se levano il bikini mentre entrano, manco le devono spogliare, se arrivano già spogliate. Questo ha ragione. Cioè, non li voglio più vedere baciare maglie. Bravo. Capito? Dare il battere il cuore. Che cuore? Nel cuore c'hanno solo il portafoglio. Bravo. Che personaggio squalificante che è. Io mi ricordo. Quattro ragazzi e una chitarra. Io mi ricordo quando. Cosa ti ricordi? I giocatori della Roma. Quella di vecchio, chiedevano i soldi a Franco Sensi e a Rosella Sensi, questo porchettaro. Ne era Matriciana? È uguale. I soldi devi dare ai giocatori. A Franco Sensi, a Rosella, i soldi devi dare ai giocatori. Ma chi te ci ha messo lì? E adesso invece è arrivato a consigli più miti. Però il tifo senza rabbia, Mario. Vedi che tu non c'hai il tifo con la rabbia. Sì, è vero. Adesso invece dice questi giocatoracci che vogliono sempre i soldi e fanno le faccine. Perché sta preparando tutti che i suoi amici ci venderanno mano l'asse, ecco perché. Però prima erano. E questo è Pierino Torri, detto la peste. E poi a me piace tanto la sua voce. È una voce flautata, la definirei. Flautata, grande giornalista. Setosa. Sì, di grande spessore giornalista. Vai. Qui le società se dovrebbero imporre. Che e voi, allora voi poi tifosi, aumento voi perché tifosi, hai fatto bene tre partite, levi i soldi se mi sbagli una partita. Piero, io non li reggo più, a parte qualcuno perché gli credo ancora, ma non li reggo più i calciatori. Facciamo i sacrifici, ma io te vengo a menare, io minatore, parto e te vengo a menare, te che fai i sacrifici, io scendo tutti i giorni, io che sto all'alto forno a 7000 gradi, me brucio moro,
tu fai sacrifici, io te meno. Non lo sopporto più. I calciatori. Basta. C'ha ragione. Detto che, come fanno tre partite bene, oh, me ne dà più soldi. Ma io te meno, non te do più soldi. È diventato un po', diciamo, il centro di attenzione della combriccola che l'ascolta, vedi? L'hanno messo proprio un po' in mezzo. Il Cid Campeador. Te lo ricordi? Grande film con Charlton Heston. Sì. Non conoscevo questa sua versione sociale, sono sincero. Lui è diventato un la versione marxista, un po' alla Babeuf, come sì, possiamo dire. Basta così. Un po' luddista anche, eh? E poi il savoir faire di come ti fa capire. Sembra Bertinotti, è la classe, sì, di Bertinotti, devo dire. Bertinotti non prende più quei danni. Però io ti giuro, a me questo mi fa veramente ribrezzino, diciamo. Ribrezzino, dai, senza andare avanti. Senti, perciò, a parte che lui vuole andare a menare i giocatori, però a un certo punto qualcuno ha detto: De Rossi, basta, devi andare via. Lui ha detto: no, non tutti, qualcuno ancora ci credo. È meno intelligente di uno stecchino del gelato, secondo me. Però andiamo avanti, dai, pronto? Pronto, pronto, pronto? È il soffritto, no? Cos'è? Ho scoperto pure che c'è sta il soffritto sul gelato, lo sapevi te? Ma che schifo! Mi pare troppo. No, no, io ho preso, era uno spettacolo. Boh, butti là dentro, non devi fare niente, capito? Tutto sul gelato. Una tragedia. Gianluca, fa ripetizioni di spesa. Senti, ci aggiorniamo noi. Quello già preparato, capito? Non devi fare. Sono un grosso spesatore, non so se c'è. I soldi che lascio a fruttivendita. Giallo, un bacio. Non lasciamo perdere. Ciao, un abbraccio. Ciao, ciao. Dato, è arrivato il tuo momento. Ciao, un abbraccio, un bacio. Bacio, Mario. Un bacio pure al nostro amico Mirko Emili. E poi? Un bacio al nostro amico regista Franchezza. Ah, non è Franchezza. Polore Arture. Proietti, dai. Un bacio pure alla dirigenza, a tutta la dirigenza, a tutta, a Barducci, a tutti quanti. Un bacio al soffritto. Un bacio a tutti. E però c'è quella che ride in un modo, però ecco, posso dire, abbassa un pochino. Quando lui dice un po' in modo volgare, diciamo, Pieratore sembra un po' volgare, però c'è quella signora che ride in una maniera così elegante, che stride con le l'affermazione cose sul soffritto che va un po' su di tono. Sì, lei, la vogliamo far sentire la risata della signora che stride con quella voce stride, compensa, Mario, poi no, stride perché lei c'ha una voce di gran classe e quello un bacio, stride, sentite, sentiamola. Che classe la contessa, devi fare niente, capito? Tutto sul gelato, hai capito? Insomma, che è quella la famosa, che se non la fai almeno la prossima volta la come si chiama, cardio Catoni. La Catoni Dance, basta, dai, tanto ci vuole pure poco, insomma, vabbè. Comunque la povera Catoni che è messa vicino a questo signore che è improponibile. Adesso qua però finisce la puntata con una cosa carina, insomma, un finale doc. Sì, mentre mi mangio un bucatino alla matriciana, che stasera mi faccio la matriciana perché ho comprato, sai, quelle vaschette preconfezionate di pancetta, cioè, e butti là dentro. Ma sei veramente, io so, però, quante volte quando l'hai fatto bene? No, ma questa è buona, quella che ho preso io. Mi faccio, vedo un sughetto, c'ho il bucatino preciso e guardo Liverpool Chelsea. Lo devi levare un minuto prima sempre, bravissimo, perché sennò te se scoce mentre la condisci. No, per carità, ma che ne sa Catoni, queste tagliano l'hamburger, parlare mangia di vaschette preconfezionate, proprio su quest'altro mi vergogno. Sì, e vabbè, mi astengo cioè, a show cooking, voleva fare Piacentini. Ciò che volevi dire, due cose a Dado, prego. Ah, Dado il proprietario. Io veramente lo andiamo a chiamare un giorno a Dado, ma tanto guarda che lui è intelligente e sveglio, non è uno che. Allora, conosci, io ci ho giocato, eravamo non compagni di scuola, ma siamo in classi diverse. Dado Caltagirone, ma tu ti rendi conto adesso? A parte scherzi. Vabbè, che tu scusa, ma tu gli vuoi dire che parlare d'Orri in un modo così un po' volgare e la signora Catoni, ma lui c'è Galopeira, non è che c'ha altri, cioè non è che dice, sai, la mattina c'è il signore, poi il pomeriggio c'è questi, non si sa chi è. C'è il palinsesto, sì, pieno. Sono tutti una ciofega, ecco quello volevo dire. Vabbè, detto questo, un saluto a Torri. Poi quando io vi dicevo dei bucatini di Catoni, eccetera, eccetera, io non sono matto,
quando lui veniva appunto allo stadio con le macchie di sugo sulla canotta, che poi si metteva la canotta, è una cosa che mi sono sempre ricordato, con la canotta sotto, quella con la riga, no? Sulle spalle, quella e poi, classica, e poi sopra la camicia. Dico, ma io gli dicevo sempre, ma mettete l'amaranto, diciamo, ma che brutto colore, ma te ci stanno tutte le macchie di sugo, almeno si confonde con il sugo, se mi mimetizzi, sempre bianca te la metti con tutte le chiazze di sugo. E ormai era diventata amaranto. E poi vabbè, la matriciana con la, invece del guanciale, la pancetta. Vabbè, ma quelle sono cose però che c'era Piacentini lì che gli spiegava. Ma Piacentini che è quello delle carte? E quelle sono le piacentine, non so, piacentine. Ah, no, così pensavo, non ho mai sentito. Allora, perciò andiamo in un'altra di quelle delle, come sempre si dice? Sua però delle radio del dottor Dado, dai, dottor Dado Caltagirone. Però passi, cambiamo squadra. Però qua c'è più, Qui c'è un altro qui c'è un altro passo, dai. Con chi ce l'hai, con Antonio? Perché sta senza guanti, Marchetti? Al 47esimo, perché? Non fa tutto quel freddo di prima, degli altri giorni. Perché? Perché no? Che avevano palla loro. Ma se tiravano in porta, come la parava? Con chi? Con chi la parava? Gli tirava il guanto. Non la parava. Lo vedi? Io queste sono le cose che mi fanno avvelenare. Vabbè. Aspetta che devo ancora lasciare gli scappini. Sì. Perché, Mario? Perché? Perché? Dado, perché? Posso fare una cosa che rivenga a fare Radio Gratis? Io non voglio i soldi di Galopera, di Tordi, di questo. Approfittane, Dado. No, approfittane perché venga a fare Gratis, che per fortuna non c'ho bisogno. Puoi fare dei corsi? Però no, quello no, sono troppo pigro. Però gli posso dare qualche consiglio. Basta con sta gente. No, ma veramente ti degradi. Con tutto l'impegno. Ma sì, io credo che lui paghi un sacco. Dillo. La Roma che rideva i soldi che dà a coso, però vabbè, queste sono cose sue. Invece io volevo andare, continuare, a parte il quesito di Colantoni, perché sta senza guanti, Marchetti è quello che urlava quando Wallan, non era quello? Sì, quello che a un certo punto l'infamosa intemerata, lui è l'erede sì. Designato di Guido, lo sanno un po' tutti. Ah, perciò è destinata a lenta morte. Bene. No, lenta morte radiofonica. No, beh, sì. Allora vai con Frank adesso, ragazzi. Ma sta sempre lì anche lui? Pure Frank hanno preso. È bella la cosa, si chiama resuscitarsi. Cognome che è uguale al peso, perciò insomma devo dire che. Mi ricordo sempre questi maglioni con sotto la bella lui la canotta, quella sì, me la ricordo. È vero. Ricordo di anni 90. Canotta bianca sporca. Con questi maglioni montanari, cioè montanari, maglioni diciamo che si mettono un po' in montagna, quando in montagna i miei sono pure belli in montagna, però in città forse sono un po' troppo vistosi. Beh, noi mettevamo sempre Elvstrom, perciò non siamo. Elvstrom, ricordi? Con le tre corone. Grande marca quella. Quella roba proprio anni 80. Altro che. No, te, lui. Quelle cose di Lalo che puzzavano, dai. Mi ricordo quelle con le acce, erano molto natalizie, ma pure sì, quando Natale era passato da un pezzo. Erano pecorinate. Vabbè, comunque andiamo. Attenzione a Perisic e parte in velocità, entra in rigore, prova ancora a mettere in mezzo e c'è il colpo di testa di Vieri, quel pallone che termina deviato a sfiorare il palo alla destra dei Marchetti, il tuffo di testa di Vieri, il pallone deviato sfiora il palo, bisogna assolutamente fare attenzione, parte ancora un cross, la sponda di testa ancora, la mischia, tomba via, e beh, anche lui questa volta spara le stelle. Ragazzi, Burnic, Sarti, Facchetti. Ieri però l'ho visto bene, Bobo. Bob Vieri. E Bob è quello ancora prima. Lido Vieri hai visto proprio. Lido Vieri. Ma adesso a parte scherzi, ma sto matto, ma andà a visto Vieri. Io no, che... una probabilmente. Ma è a casa. Ma poi non è che l'ha detto una volta, l'ha ripetuto più volte. Meno male che non faccio le radio cronache, perché fate conto che esce Roberto Bruzzo. Quella è bomba. Si sta andando giù, eh. Era palombarese e purtroppo alla fine arriva per tutti. Tu dici che arriva per tutti, me lo dire, Mario. Radio Incontro Olimpia, andiamo. Guarda come ti hanno ridotto Radio Incontro, Mario. Olimpia. Il poro Castiello non c'è più, che dobbiamo fare? Vai. Da tre. Poi, ma se derby sarà, lo faranno disputare di sera? Bella domanda questa, perché sì. È in teoria la Coppa Italia. Secondo me no, mercoledì alle 15. Secondo me no. C'è una un'ordinanza anche... proprio del pretore. Del pretore? È lì del questore? Del prefetto? No, c'è il pretore. C'è il pretore d'assalto. Un giorno in pretura, hai sentito mai? Nando Merigoni, ragazzi. Nando Merigoni, c'ho una malattia, c'ho avuto a nascere, c'ho la malattia.
Pretore, che gli possiamo chiedere al pretore? Il pretore sono anni che via da ste partite. Basta con sti pretori. Ma l'importante è anche essere, è anche essere preparati sul tema. Ma questi non sanno veramente di che parlano. Ma nessuno, eh sì. Non è che noi siamo i primi per questo motivo. Questa concorrenza cresce, andiamo a sparire pure io e te. C'è sto dubbio, sì. Io pure. Io sparisco subito, capirei. No, figurati, io prima di te. Però eccolo qua il pretore, eh? Abbiamo Santi Licheri che ha vietato la partita. E tra l'altro è andato in media via, pure lui è morto, no? E Santi Licheri sì. Però come dicono quelli bravi, lo spettacolo va avanti. Le show go, ne ho messo uno proprio io. È vero, è vero. Bene. Passiamo al super poliziotto, dai, su, adesso bisogna... A chi sta a schiaccia, con chi parliamo? Al super poliziotto che tutti quanti noi amiamo e adoriamo. Siamo del... Comando il tra. Sentiamo le... come si può dire, le avventure di Giulio Galasso, prego. Quante possibilità reali date alla Roma di vincere lo scudetto? Io do alla Roma un 33% di possibilità, altrettante ne do. Oh ragazzi, da Marco Bicchieri, il 33% è come un 5 in greco al liceo, prendevo 5 era la sufficienza. Giulio, io credo che sia una lotta a tre tra Roma, cioè Juventus e Napoli, perché io credo che poi alla fine, visto che poi la Juventus ha parecchi compiti che la distorceranno un po' dagli obiettivi. Sono sempre le migliori. Cavolo, ma io lo so, c'è tua moglie che ti sta... Beh, vabbè, che c'è? So what? For Rod Steiger. Senti, io lascerei stare, da mezza stupida come cosa. Io adoro però le trasmissioni quando ci stanno il grande Farturo Farfufelli, grande, questi ospiti che nessuno conosce. Però sono cent'anni che c'ha questa peculiarità, lui, è vero. Adesso non conosco. Io una volta sono cascato perché ha detto, non mi ricordo il nome, sì? Farei finta, so, Carlo Arturelli, uno dei migliori dentisti. Odontotecnici, no, della zona Balduina, ha detto. Ah, pure la zona, pure collocato dice, sai, di Roma, sì, perché avrà preso la cagnotta su Alzo, sabbè, comunque mi sì, ha fatto otturazione, sì, c'è dici che vuoi venire da me, comunque non voglio commentare questo, volevo dire una cosa, ma dici. Su tutte le stupidaggini che sentiamo, comprese le nostre del calcio, le solite storie, sì, no? Sì, sì. È perché la lotta a tre, invece tutti quanti sanno che la lotta, se c'è, se mai ci sarà, sarà Roma Juve, se mai ci sarà. È perché tutte le banalità del comuni calcio, ma la gente non si sarà rotta le scatole? Io penso di sì. E ti dico anche che vado contro di me, spero pure che si sia rotta i coglioni. Però noi andiamo in un altro campo perché qua c'è un grande... Cambiamo subito. È tanta roba qua, e attenzione, aprite le orecchie. Siamo qua. Ma chi è entrato? Ma scusa, chi è questa persona? Scusate, Cioè, ma, cioè, come cazzo ha fatto entrare questo? Vi ho già detto che voglio fare la trasmissione senza intromissioni di nessuno! Ve l'ho detto 100.000 volte che non voglio gente tra i coglioni! Avete capito o no? Cioè, guarda... Cioè, basta! 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 Capito? Basta! Cioè, ho detto 1.000 volte che non voglio nessuno! Che non voglio nessuno in studio mentre lavoro! Tramp. Credo sia entrato qualcuno, ma non ne sono certo. No, secondo me è stato disturbato. Mi prende sta piccola. Piccolo dubbio. Dubbio. Senti, posso dire una cosa? Tanto lo faremo poi alla fine con gli ascoltatori. È meglio sentire Richard Benson o Piero Torri? Io penso che non ci sia veramente il paragone. E quando arrivi a questo significa che sei proprio da ammazzarti, insomma. Radiofonicamente. Sì, beh, ci mancherebbe lunga e sana vita a tutti, per carità. Però, ragazzi, questo è un fenomeno. Io, però, che l'ho sempre seguito da Francesca, eccetera, io non ho capito ancora chi è questo. Ah. C'è un cantante rock, da quello che ho capito. Ma lui è uno di quelli che ha scoperto lì Manson, Marilyn Manson. Sì? Sì, lui dice che ha scoperto Marilyn Manson. C'è un talent scout. Un grande talent scout, solo che Marilyn Manson non lo adesso sa. Adesso lui sta urlando. Ah, incazzato, dai, di male. No! Non fammi capire. No, nel senso. Comunque lui è un cantante, sì. Almeno, un cantante. Almeno lui cantava, gli tiravano i polli, però, questa quando lui cantava. Sì, guarda, l'Alfeus è famosa. Lo mettevano una visto le reticoli dei polli, quelli. E lui lo gli sapeva. Tiravano la roba. E lui lo sapeva. Certo che lo sapeva. Ma lo faceva apposta, io non ho capito.
un po' sì, un po' ci giobba, come si dice nella capitale, un po' no. Però ecco, è diventato personaggio anche per questo. È finito per esempio in un film di Carlo Verdone, Maledetto il giorno che t'ho incontrato. E qual è? Ricordiamo un po'. Carlo Verdone in quel personaggio parlava di Jimi Hendrix, e lui doveva scrivere questo libro su Jimi Hendrix. Ricordi, poi lui va a Londra con Margherita Bui. È vero. E si presenta dentro la trasmissione Ottava Nota, che non era, gli hanno cambiato nome, dove c'era Richard Benson che conduceva. Hai capito, ragazzi? E adesso dove lo prende questo? Dalla televisione o dai radio? No, è televisione, televisione. Vabbè, andiamo a sentire la seconda parte, dai. E questo è un po' scioccato perché ha visto uno, non l'ha fatto capire bene perché non abbiamo capito fino alla tenuta, fine. Se l'è tenuta. Perché è un signore di grande classe. Però poi alla fine abbiamo capito che mi sa che l'hanno stufato, l'hanno fastidito. Andiamo, dai, secondo. Pronto, mi senti? Grandissimo Richard, sono Tombino, il batterista dell'Ignoranza. L'Ignoranza mi chiamate? Ascolta, volevo chiederti, cosa ne pensi di Pino Scotto? Guarda, so che lui parla molto male di me, io non ho nessuna relazione con lui, a parte una trasmissione che abbiamo registrato sull'A7, che non è mai andata in onda poi, per volere di Gianni Boncompagni, perché c'è un certo odio tra me e Gianni Boncompagni, con la direzione di Giovanni Benincasa, che mi ha diretto su Rai 2 con Teo Mammucari in Libero e poi con Max Giusti in stile Libero. Poi c'era Orietta Muti, come si chiamava? Ornella Muti, che faceva, era Orietta Berti, che faceva lo stile ciao sono Tom Bino, che stava dell'Ignoranza. Tom Bino, che è straordinario. Senti, comunque prossimo scherzo, dici, comunque questi sono matti veramente. Vabbè, lui si tiene, è un adesso mondo questo delle radio, sì, che è televisione, insomma, che è veramente straordinario. E lui si tiene su Pino Scotto, ancora riesce, sì, a tenere questo avanti, suo odio, però sta plomba. Sì. Andiamo come va. So che ha fatto 15 persone a Palermo, so che fa poca gente. Mi dispiace per lui. Lui ce l'ha con me, non si sa per quali motivi. È solo geloso, Richard. Ma non lo so, cioè, non lo capisco, cioè veramente non ho parole. A me Pino Scotto sta simpatico, devo dire sinceramente, capito? Sta simpatico. Ma tu sei più cazzuto, Richard, devi insultarlo. No, assolutamente. Ma lui ti insulta, dice che sei un cazzone. Sì, se mi lasciate parlare vi spiego un antefatto. Spiega. E ancora si tiene. Intanto è un gran cornuto ragazzo che lo sta chiamando e lo sta fomentando. Però pure Richard Benz, cioè io gli voglio bene, c'è niente contro lui. Ha fatto 15 persone a Palermo. Però insomma è un problema. Ma adesso non ha riempito nemmeno un pub. Attenzione, adesso però vi spiega bene lui. Pino Scotto sa che io gestisco un patrimonio multimiliardario. No? Sì. Lui lo sa benissimo questo. Lui non ha molti soldi, tira a campare dove gli porta il vento. Se io lo insulto in televisione, lui mi denuncia e si inoltra un processo contro di me da parte sua per averlo diffamato in televisione. E non mi va che nessuno mi tocca i miei soldi, capito? Lui aspetta solo quello, cioè lui sta mandando delle avvertenze continue, insulti continui nei miei confronti, aspettando che io mi incazzo a tal punto che praticamente lui mi può denunciare, perché io sto diffamando la sua persona via televisione. Non sono tanto stupido da mettermi in questo gioco. Bravo Richard. Va bene? Aspettate che qua ci sono delle notizie che non combaciano. Allora lui era multimiliardario. Lui dice che gestisco un patrimonio miliardario, non posso insultare quello, se no quello me l'aveva i soldi. Io però qua leggo, Richard Benson in un video fa un video appello: sono senza soldi, aiutatemi, rischio di morire. E il primo che gli era dato di pensare è stato Pino Scotto. Perciò non qual è la verità di questi personaggi straordinari che ci sono, straordinari. Ma da conservare, da tutelare. Ma io tanti veramente non lo sapevo. Richard, il mio amato marito è malato? Questa chi è, scusa? La moglie. Non è una donna, Richard Benson? No. Scusa, questa foto che mi hai fatto vedere, chi è? È Richard Benson. Vestito da donna?
Vestito da donna, c'ha una canottiera. No, è vestito, no, Jonathan, è vestito da donna, capelli lunghi, l'occhiale... vestito da donna, occhiali da donna, capelli da donna e gonna da donna. Poi, vabbè, saranno... Ah, pure rivi vestita così, ma non era una donna. No, dai, non scherzare con il nostro piccolo Bruno. Piccolo? Sì, allora... Mamma mia, che roba. Vabbè, allora senti, andiamo in pausa perché c'è la seconda parte che è finito. Benson? No, che dolore. Però c'è Andrea Sorbi. Fra qualche secondo. Io, dovrebbe avere una sigla nella sigla. La presentazione la devi fare te, perché se te sei proprio un sorbiano, un grande fan del dio in terra sceso Amorrà il faraone nero. Insomma, perciò ecco, lo lascio a te, dai. Allora, Andrea Sorbi, lui ha detto che il Papa si fa chiamare Vescovo di Roma e non più Papa perché è risceso lui sulla terra, lui è l'incarnazione di Dio, è venuto per giudicarci tutti, nessuno escluso. Lui viene da Lucca, teoricamente, ma in realtà viene da Cairo, da Egitto, dove fa tutti bis. E ogni tanto ci regala qualche perla. Qui abbiamo un sacco di roba. Sorbi è egiziano? Sì, lui è Gessiano De Lucca, proprio portato. Gessiano Luca, viene faraone nero. Sì, no, scusa, bello un attimo sentato. Figurati, prego, arrivo. Prego. Andrea Sorbi. Faraone nero, mi puoi dire come nasce la tua fenomenologia? Cioè, quando ti scopri faraone nero? E perché faraone nero? Non ci campa. Allora, faraone nero vuol dire signore degli dèi. Cioè, la persona che avete qui davanti non è uno che dice di essere chissà chi. Io quando dico chi sono, cioè il signore degli dèi, il dio Amon-Ra, non lo dico per scherzo, lo dico sul serio. Sono quella persona di cui il Papa ha estrema paura. E ricordatevi cosa è successo in questi giorni qua. La colomba, le alluvioni, il macello che sta succedendo in America. Stanno accadendo delle cose che molto presto qualcuno ne pagherà lo scotto. Ha premesso che viene intervistato da un altro genio del male che è Andrea Di Pre. E chi è quello? Allora, Andrea Di Pre, sintesi, è un signore che faceva l'avvocato nel nord-est. Poi si è scoperto che con questa cravatta rossa dipingevi un quadro? O facevi un centrino? Lui a pagamento faceva un'ora su di te parlando delle tue opere. Poi c'ha avuto una relazione con una signorina che famosa, che diciamo Sara Tommasi, che ha avuto diversi problemi, come tu sai, insomma, diciamo di equilibrio. Sì, vabbè. Lui non è un personaggio proprio dei miei favoriti, è un personaggio un po' ambiguo, almeno questo penso che. Era questo cretino intervista il re del mondo. Insomma. Abbiamo scoperto che lui c'ha paura, il Papa c'ha paura di lui. Beh, ha scoperto te, io già lo sapevo. Ma vogliamo spiegare che la colomba se la sono mangiata i gabbiani perché Roma è pieno di monnezze, no? Perché c'era un segno del cielo? Ti ricordi quando il Papa lancia la colomba, arrivano i gabbiani e se la mangiano? Come no? Classico. Lui ha detto, quello è un segno del destino, quello è un segno della monnezza. Andiamo a sentire. Ho detto che è tondo una cosa che ha specificato. Siamo arrivati nei tempi ultimi, presto si realizzerà ciò che Gesù ha rivelato nel libro di Giovanni. Chiunque ha una Bibbia in casa può andare a vedere di cosa si parla, basta che prenda l'inizio dell'Apocalisse. Siamo in piena Apocalisse e la Chiesa lo sa benissimo. Comunque, faraone nero, tu dicevi, quindi sei la trasposizione. Anch'io. Sei comunque la trasposizione di una divinità egizia. No, veramente si torna ogni tanto sulla terra. E se qualcuno mi vede me, vuol dire che siamo veramente nei guai qua. Ma nei guai seri. E se ti vedono te? Se mi vedono me? Se qualcuno mi vede me. Ma al di là della qualità del linguaggio, perché tu conta che lui fa sempre dal cielo scende in terra, dalla terra va al cielo, poi chissà dove sta. Non è che si può ricordare come si parla in Italia, perché lui nel frattempo sta su Marte e deve parlare con gli altri, poi c'ha gli dei che sanno. Tu lo sai che con Gideone c'è un deo che si chiama Gideone tante volte. A parte che sarebbe Dio, ma tu senti quello che dico io. Era un profeta, cioè era un comandante Gideone. Non c'è un deo che dicevo. No, un deo non c'è. Mannaggia, vabbè, lui deve parlare con tutti sti deo, no, che sono importantissimi. Dei, al limite. Deos. Vabbè, dai, continuate. Questo pianeta sta venendo inghiottito dal male. Io mi spingo oltre, cioè le mie trasmissioni, Farone Nero, tendono un po' a estremizzare, devono anche colpire. Posso
cioè se dico che sei l'anticristo, come reagisci? Il Papa è l'anticristo. Gesù di Nazareth non è mai esistito. Non si può dire un anticristo se, per esempio, quello che viene raccontato dalla Chiesa è falso. Il numero 666 è il Vicarius Filii Dei ed è il Papa. Non vi fidate di quello che state vedendo ora, perché è finto in un modo clamoroso. E se qualcuno andasse in Argentina e si documentasse un attimino, capirebbe con chi ha a che fare. Con uno che era dietro a una dittatura. Quindi non vi fidate, perché questo qua è finto. Io però devo dire una cosa. Adesso, scusa, non mi interrompere. Già, no, sono potendo che stai per parlare. Pregherei tutti quanti gli ascoltatori, anche se state in macchina oppure se andate a casa dopo, che andate e digitate su Andrea Sorbi e guardate la faccia, e poi guardate la faccia del Papa. Chi vi convince di più? A me convince di più Andrea Sorbi. È proprio adesso, tu che sei un fan, infatti non hai niente da obiettare, perché è proprio la, come si dice, eccolo, guarda l'espressione, guarda. Ah, tu, ecco, metti questo e metti il Papa. Come fai a non capire che questo sembra è l'anti... Phil Collins con che la lui, che lui è. Come fai a non capire che... Guarda il Papa, ecco l'ambiguo, no? L'anticristo. E invece quell'altro è lui. È tanta roba, ragazzi. Sì, sì. E poi ti ho detto, lui c'ha da fare. Lui adesso sta qua, ma ragazzi, lui sta qua, fai conto, una settantina d'anni poi muore. Muore che poi non muore. No. Poi fra 3.000 anni torna, 3.000, ma anche meno, Mario. Sì, no, 3.000. Per farti capire quanto poi dopo lui debba cercare di ricordarsi le lingue di quel posto. 3.000 anni fa sono arrivato, adesso sono arrivato. Le lingue cambiano. Le lingue cambiano, insomma. Poi guarda in testa come gli sta bene qualcosa da Faraone. Messaggio agli italiani, scusa, attenzione. C'è un messaggio agli italiani 2016. Ah, abbiamo già sentito l'altra volta? Allora no, non lo facciamo sentire. Peccato, andiamo che avanti. Peccato. È soltanto apparenza. Il fatto che un corvo e una colomba abbia sbranato una colomba insieme a un gabbiano vi deve far capire qualcosina. Che qui siete in pericolo, ma in pericolo sul serio, non sto scherzando. Un corvo che ha sbranato una colomba insieme a un gabbiano. Quando c'è stata domenica passata, il 26, che il giorno 26 è anche un giorno molto particolare, perché il 26 è Geova. 261 è il nome del Signore descritto sulla Bibbia, perché è il passo 20, il versetto 26 del primo passo della Genesi. Vabbè, 3.14 pure non è che la pagina 3.14 non è neanche una delle più tranquille. Diviso 2 però. Te scherzi, però sulla 3.14 c'è scritto quel passo che ti dicevo io, che ho parlato l'altra volta. Ma noi parliamo sempre, noi lo diciamo per gli ascoltatori. Allora, il passo 3.14, quando, state attenti che non è una cavolata, quando King Arthur diventerà regista in una trasmissione importante romana, la terra si spaccherà in due, ma in un modo deciso, ecco, sarà purtroppo una grande tragedia. E pensate, Roma Nord da una parte e Roma Sud dall'altra. E Roma Sud finalmente rimangono staccate, e io finalmente potrò rimanere a Roma Sud e non tornare più a Roma Nord. Questo non può essere, non deve essere. Però adesso voi scherzate, ma insomma, io sono preoccupato, perché in realtà il pericolo è vero, ma è la monnezza, non è sempre quello, rimane il problema. Una colomba in gabbiano. Come lo vedete un blitz che li porta via tutti lì dentro mentre stanno a parlare? Dimmi la verità, però non mi fa sempre il democratico. Ma un blitz. Un blitz che li elimina, dai, io sono molto crudo in queste cose. Ma con un colpo solo, ma certe posto non c'è neanche però. Cioè tu lì dovresti entrare. Proprio, hai visto il film Gandhi quando arrivano con i manganelloni quelli lunghi della polizia indiana? Tu dici solo un infilaccio, basta. Ma basta, mamma, ma che altro? Andiamo avanti. Parole nero, cioè tu comunque sei una realtà anche umana, nel senso sei un Ubicon System fatto di carne, di cellule, così. Ecco, come giustifichi, come spieghi la tua natura divina? Niente, io semplicemente sono descritto nella Bibbia. Chi conosce la Bibbia e ha quella 66 testi, noterà che c'ha 39 testi nell'Antico Testamento e 27 nel Nuovo. Quindi basta fare la differenza: 12, uno è il padre e due è la madre. Quindi 39 era mio padre e 27 era mia madre. Aspetta, Giovanna, tocca qua. Un attimo. È 23? Sono il 23? No, sono fatto di carne e pesce. No, è di carne, come si dice? Sì, e carne e pizza. E acqua, no? Sì. Tocca qua, dai.
Oh Mario, sei carne e acqua. Non ci credi. Carne, pesce Gigantur, e acqua. Gigantur, vieni qua che mi tocchi. Tocca qua che ti faccio sentire il attento braccio che sono fatto, di carne e ossa anch'io. Incredibile. E io sono il nipote di Amorra. Ah, sei nipotino? Ah. Sei nipotino di Amorra. Zio Amorra, zio Amorra li chiamo. Chi sei, Mario Ra? Perché sei troppo democratico, ma un blitz di persone incappucciate che li portano via e li giustiziano. No, addirittura sì, giustiziarli. Sì, giustiziarli nel senso buono, eh. Perché c'è un senso cattivo? Appunto. Secondo me fai bene. Lo so, io ma dai. Sei come me il povero. Quindi 39 è papà, 27 è mamma e lui è 23. È 23. E poi c'è il 51 che è il nostro King Arthur. Ognuno pensi agli fattacci sua. King Arthur è più 47. Ricordati quando King Arthur diventerà regista. Suo malgrado regista di una più grande trasmissione che c'è a Roma. La terra si spaccherà. Non è quando vi hanno detto quando arriverà il Papa Nero, è quando Arthur Carlo diventerà regista. E quella sì, è la profezia. Quella cosa più grave, certo. Andiamo avanti con il nostro grande. Con la sigla andiamo avanti. That's why, that's why. No. Che altro volevi che ti dicesse? Che il Papa. Era mio padre, 27 è mia madre. Ti ha detto che il Papa era l'anticristo. Ti ha detto che il Papa c'ha paura. Che altro volevi che ti dicesse? Basta così. Andiamo a sentire il Papa la prossima. È un'idea. Andiamo in sigla finale, amici. È pronto? Volevo. Non lo voglio sapere né come si chiama né dove chiama. Beh, sono fatti suoi questo qua, non lo so. Allora, se lei ha delle parti sue che madre natura l'ha creato così, cioè sono problemi che lei glielo può andare a dire, va bene? Ah, tu Marco tutto l'anno mangi come un uno che non ha lo stomaco, cioè c'è un buco diretto che poi va per terra e quindi visto che si perde le cose nel corridoio continua a mangiare, perché sennò non si... Regia, per cortesia regia, non vi fate incazzare, vi faccio una fattura mortale. Che facciamo? Salutiamo il grande Marione. Però come dicono quelli bravi, lo spettacolo va avanti. Le show cosmo. Ce la faccio.